Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere i fasci propri e impropri di rette. Partiamo come sempre da un esercizio. Questa è l'equazione di un fascio. Dobbiamo capire se è un fascio proprio o improprio. Innanzitutto, che cos'è un fascio proprio? Un fascio si dice proprio quando un insieme di rette che si incontrano tutte in un punto, detto centro del fascio. Mentre un fascio si dice improprio se ha un insieme di rette tutte parallele tra di loro. Abbiamo questa equazione, notiamo che è un fascio di rette perché oltre a x e y appare un parametro k, e quello che dobbiamo fare prima di tutto è andare a vedere le generatrici. Per trovare le generatrici dobbiamo andare a fare tutti i calcoli, quindi 2kx lo ricopio, moltiplico questi termini tra parentesi per y, quindi meno k per y meno ky, meno 1 per y meno y, ma con il meno che c'è davanti fa più y, e il resto lo ricopio. Ora separiamo tutto quello che contiene la k da tutto quello che non lo contiene, per cui questi tre termini li scrivo insieme e raccolgo k fattor comune. Qui raccogliendo k mi rimane 2x, qui raccogliendo k mi rimane meno y e qui mi rimane più 1. I restanti termini li ricopio. Le due generatrici del fascio sono esattamente questa retta e questa retta. Ora andiamo a metterle a sistema, quindi andiamo a intersecarle per vedere se questo fascio è un fascio proprio o improprio. Se è proprio mi aspetterò una soluzione, cioè mi aspetterò un punto in cui queste due rette si incontrano. Se è improprio, allora vuol dire che queste due rette sono parallele, quindi non si intersecano mai. In realtà, se avete visto il video sulle rette perpendicolari e parallele, possiamo già dire che queste due rette non sono parallele, perché il coefficiente angolare è diverso. Mettiamole a sistema, quindi facciamo l'intersezione. La prima l'ho ricopiata, mentre la seconda mi sono avvantaggiata, ho portato il meno 2 al secondo membro e quindi è diventato più 2. Questo sistema di due equazioni in due incognite si risolve facilmente perché vado a sostituire al posto della y 2. Ora meno 2 più 1 fa meno 1, porto tutto al secondo membro, diventa più 1. Divido come sempre tutto per il coefficiente davanti all'incognita, quindi tutto diviso 2. Così facendo al primo membro si semplifica e mi rimane x uguale 1/2, per cui la soluzione di questo sistema è questa. Per cui le due rette generatrici R ed S si incontrano in un punto, chiamiamolo P, di coordinate 1/2, 2. Ora che abbiamo trovato le generatrici e il centro del fascio, l'esercizio ci chiede di andare a trovare le equazioni delle rette parallele agli assi. Qui è molto semplice, noi sappiamo che una retta è parallela all'asse x se ha equazione del tipo y uguale a qualcosa, per cui nel nostro fascio non vogliamo che appaia la x e quindi dobbiamo annullare questo parametro, cioè dobbiamo annullare il coefficiente davanti alla x. 2k deve essere uguale a 0, per cui andando a sostituire abbiamo che questo se ne va. Qui 0 meno 1 fa meno 1, con il meno che c'è davanti fa più 1, quindi viene y. Qua k è 0, quindi mi rimane meno 2 uguale a 0. Per cui la retta parallela all'asse delle x ha equazione y uguale a 2 e si ottiene con il k uguale a 0. Ora andiamo a trovare l'equazione della retta parallela all'asse y. Allo stesso modo, se avete visto il video sulle equazioni delle rette fondamentali, sapete che una retta è parallela all'asse y se è del tipo x uguale a un numero. Quindi qui non voglio che ci sia la y, cioè questo termine deve sparire, per cui dobbiamo imporre che il coefficiente di y sia uguale a 0, k-1 uguale a 0, ovvero k deve essere uguale a 1. Andiamo a sostituire come sempre il valore di k nel nostro fascio, quindi 2 per 1, 2, 2x. 1 meno 1, 0, infatti volutamente questo termine volevamo fosse 0, e 1 meno 2, meno 1. Porto il termine noto al secondo membro, diventa più 1, divido tutto per 2 e quindi l'equazione della retta è x uguale 1/2. In sintesi, molto semplice, per trovare le rette parallele agli assi devo annullare rispettivamente il coefficiente della x e il coefficiente della y. Sostituiamo il valore ottenuto di k nel fascio e troviamo le nostre due rette. Ora l'esercizio ci chiede di trovare la retta
passante per un punto. Anche qui è molto semplice, ricordatevi la parola magica. Tutte le volte che c'è passa per, dobbiamo andare a sostituire le coordinate xy nell'equazione del fascio. Quindi al posto di x qui andiamo a mettere 1 e quindi verrà 2k. Al posto di y qua andiamo a mettere meno 2, per cui meno 2 con il meno davanti fa più 2, che deve moltiplicare k meno 1, mentre il termine noto lo vado a ricopiare. Andiamo a fare i calcoli, quindi il primo termine lo ricopio, qui moltiplico 2 per k 2k, 2 per 1 2 e il resto lo ricopio. Sommiamo i termini simili, 2 più 2 4 più 1 5k, meno 2 meno 2 fa meno 4. Porto già al secondo membro, cambio di segno, diventa più 4. Divido sempre tutto per il coefficiente davanti all'incognita, quindi a destra e a sinistra per 5. Così facendo 5 5 si semplifica e quindi k è uguale a 4 quinti. Ora che ho trovato k, per trovare la retta devo andare semplicemente a sostituire il valore di k all'equazione del fascio. 4 quinti per 2 fa 8 quinti x. Poi 4 quinti meno 1, faccio già il calcolo a mente, 4 quinti meno 5 facendo l'MCM fa meno 1 quinto, con il meno davanti la parentesi diventa più 1 quinto y. 4 quinti meno 2 vuol dire 4 meno 10, quindi meno 6 quinti. Poiché tutti i termini hanno denominatore 5, posso semplificarlo e quindi l'equazione della retta che stavo cercando è questa. Ora andiamo a vedere l'equazione di un fascio improprio. Supponiamo di avere l'equazione di questo fascio e andiamo a vedere perché questo, a differenza di quello precedente, è un fascio improprio di rette, ovvero un insieme di rette che sono tutte parallele tra di loro. Come sempre partiamo dalle generatrici, quindi andiamo a fare i calcoli per trovare le equazioni delle due rette che mi generano il fascio. Moltiplichiamo 1 per x, x, meno kx, più 2 per k per y, meno 2 per 1 per y. Isoliamo come sempre i termini che hanno k da quelli che non ce l'hanno. Tra questi due raccolgo k e quindi qui mi rimane meno x, mentre qui mi rimane più 2y. Tutto quello che è in arancione, cioè che non ha k, lo ricopio. Quindi le equazioni delle due generatrici sono questa e questa. Ora che ho trovato le due generatrici andiamo a metterle a sistema, cioè andiamo a fare l'intersezione e vediamo che cosa otteniamo. Le porto in forma esplicita e quindi, se avete visto il video sulla forma implicita ed esplicita, sapete che dobbiamo isolare la y. Porto questo di qua, diventa più x e divido tutto per 2, per cui la prima mi viene un mezzo x, la seconda uguale. Se isolo questo e lo porto di qua mi rimane più 2y, divido tutto per 2, quindi qua mi viene un mezzo e qua mi viene 3 mezzi. Senza fare ancora nessun calcolo sappiamo già il risultato di questo sistema, perché queste due rette hanno lo stesso coefficiente angolare, un mezzo e un mezzo, quindi sappiamo che sono parallele, quindi due rette parallele non si intersecano mai in alcun punto, per cui se andiamo a risolvere questo sistema ci verrà impossibile. Risolviamo questo sistema con il metodo di sostituzione, quindi sostituisco al posto di y qui un mezzo x, quindi devo risolvere questa equazione nell'incognita x. Mi rendo conto che al primo e secondo membro ho lo stesso termine, quindi va via, per cui mi rimane 0 al primo membro e 3 mezzi al secondo membro. Come già ci aspettavamo, l'equazione è impossibile, quindi il sistema è impossibile e si scrive così. Questo ci dice che l'equazione del fascio che abbiamo è l'equazione di un fascio improprio. Ora che abbiamo trovato le generatrici del fascio andiamo avanti. L'esercizio ci chiede di trovare k affinché il fascio di rette soddisfi questa condizione. Per poter risolvere questo punto dobbiamo ricordarci la formula della distanza di un punto da una retta. Se avete bisogno di un piccolo ripasso tornate indietro nel video precedente dove vi spiego proprio questa formula. Quindi dobbiamo far sì che la distanza del punto A dal nostro fascio disti radice di 5, ovvero che valga questa condizione. Allora, il fascio è già in forma implicita, quindi dobbiamo andare a sostituire al posto di x qui la x di A, quindi 3, per cui qua viene 1 meno k per 3. Poi qui ricopio tutto questo e al posto di y scrivo
per 1 e il termine noto lo ricopio. Tutto questo, vi ricordo, la formula deve essere in valore assoluto, mentre al denominatore dobbiamo fare la radice di il coefficiente di x alla seconda, quindi 1 meno k alla seconda, più il coefficiente di y alla seconda, quindi 2 alla seconda 4 per tutto questo alla seconda. E il primo membro l'abbiamo fatto, dobbiamo uguagliarlo a radice di 5. Ok, ora andiamo a fare i calcoli, quindi sopra moltiplichiamo 3 per 1 3, 3 per k meno 3k, 2 per k 2k, 2 per 1 2 e il più 3 lo ricopio. Al denominatore facciamo una furbata, io mi rendo conto che ho k meno 1 alla seconda e anche questo, che per il quadrato di binomio può essere scritto in due modi diversi, possiamo pensarlo come k meno 1 alla seconda, perché scrivere 1 meno k o k meno 1 tutta la seconda è la stessa identica cosa. Scritta così è più furbo, perché a questo punto ho questo più 4 volte la stessa cosa, per cui al denominatore è come dire 5 volte la stessa cosa, e quindi scrivo così radice di 5 e questo l'ho ricopiato. Al secondo membro continuo a ricopiare radice di 5. Ora qua posso sommare i termini simili, quindi meno 3 più 2 fa meno k, mentre sommando i termini noti 3 meno 2 1 più 3 4. Ora faccio l'MCM in modo tale da mandare via i denominatori. Al primo membro mi rimane meno k più 4 in valore assoluto, mentre al secondo membro devo moltiplicare radice di 5 per questa quantità. In sintesi ho moltiplicato radice di 5 per il denominatore. Questo vuol dire fare radice di 5 per radice di 5 per la radice di k meno 1 alla seconda. Radice per radice fa 5 e la radice quadrata di qualcosa alla seconda, il 2 va via con l'indice di radice e quindi mi rimane k meno 1. Ecco perché al secondo membro ho 5 per k meno 1. A questo punto ho il valore assoluto uguale a qualcosa e quindi dobbiamo risolvere due equazioni, una con il più, una col meno. La prima, tolgo il valore assoluto e lo uguaglio a questo, faccio già i conti, quindi 5 per k 5k, 5 per 1 meno 5. Questa è una semplicissima equazione di primo grado nell'incognita k, porto l'incognita di qua, quindi viene meno 5k, che sommato a meno k fa meno 6k. Allo stesso modo il termine noto lo porto al secondo membro, diventa meno 4, sommato a meno 5 fa meno 9. Cambio segno ad ambo i membri in modo tale che l'incognita abbia sempre segno più, divido tutto per il coefficiente davanti all'incognita, quindi divido tutto per 6 e così facendo 6 6 se ne va, questo posso semplificarlo per 3, quindi sopra viene 3 e sotto 2. K uguale a 3 mezzi, siccome mi chiedeva di trovare K e non la retta, sono a posto così. Se invece l'esercizio chiedeva di trovare la retta affinché soddisfasse questa condizione, allora una volta trovato K, cosa facevamo? Andavamo a sostituire il valore di K all'equazione del fascio di partenza, così come abbiamo fatto prima nel fascio proprio. Quindi andiamo a trovare la seconda. La seconda equazione è identica, perché al primo membro ricopio meno k più 4 e al secondo membro devo risolvere l'equazione ma con i segni cambiati, proprio perché quando ho un valore assoluto una volta uguaglio gli argomenti, la seconda volta uguaglio l'opposto dell'argomento, per cui al posto di 5k scrivo meno 5k e al posto di meno 5 scrivo più 5. Andiamo a risolvere, meno 5 portato di qua viene più 5k, sommato a meno 1 diventa 4k. Il termine noto lo porto al secondo membro, diventa meno 4 e più 5 fa più 1. Divido tutto per 4 e così facendo trovo il secondo valore di k che soddisfa la condizione. Quindi troviamo due rette, una che si ottiene andando a sostituire 3 mezzi, l'altra che si ottiene andando a sostituire un quarto, quindi due rette che distano radice di 5 dal punto A. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene il mio motto sa che è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata.